Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono sicuro che sarà capitato anche a voi numerose volte di dover applicare la stessa identica serie di modifiche a tantissime foto che avete sul vostro hard disk. Dunque, oggi voglio spiegarvi come andare a utilizzare le azioni di Photoshop in modo tale da automatizzare questo processo e in modo tale da non dover applicare questa stessa serie di modifiche ad ogni singola foto. Per chi non lo sapesse, questo video fa parte di Fast Edit, ovvero una serie di video incentrata sull'editing multimediale facile e veloce. Tutti i video di questa serie escono il martedì alle 2:30, ovviamente su questo canale. Vediamo adesso come risparmiare tempo durante l'editing di Photoshop andando a utilizzare e a creare un'azione. Come prima cosa andiamo ad aprire un'immagine su Photoshop. Io userò questa immagine che ho scattato del mio gatto. Adesso andiamo a vedere qual è l'effetto di un'azione su questa immagine. Dunque andiamo nel menu delle azioni e vado ad applicare ad esempio questo effetto, soltanto a titolo dimostrativo. Come vedete l'immagine ha cambiato leggermente aspetto. Nella sezione dei livelli abbiamo una nuova cartella. Dentro questa cartella abbiamo due livelli di correzione, un livello di correzione delle curve e un livello di correzione del contrasto. Dunque questi due livelli, se disattivati, vanno a riportare l'immagine esattamente come era all'inizio. Dunque premendo su un solo bottone, che in questo caso si chiamava effetto 2, sono andato ad applicare questi due livelli automaticamente e sono anche andato a raggrupparli in una cartella in modo tale che sia davvero comodo poter andare a disattivare o attivare questo effetto. Ora andiamo a vedere invece come si fa a creare un'azione in modo tale che io dopo possa premere e riavere sempre gli stessi effetti. Andiamo come prima cosa ad eliminare questo effetto che ho applicato e andiamo a vedere innanzitutto come si fa a far comparire il menu delle azioni. Nel caso questo piccolo play non sia presente nel vostro menu di Photoshop, andate su finestra e premete su azioni. Per creare una nuova azione premiamo qui e dobbiamo scegliere un nome. In questo caso andrò a chiamarla tutorial. Come vedete il pulsante di registrazione risulta premuto, dunque tutte le azioni che noi andremo a fare su questa immagine verranno registrate in modo tale da poter essere riprodotte ogni qualvolta premeremo su play. Dunque andiamo a creare un nuovo livello, ad esempio. Andiamo poi a selezionare un colore, che ne so, ad esempio viola, e andiamo a colorare questo nuovo livello. Andiamo adesso a cambiare il metodo di fusione e andiamo ad esempio a scegliere schiarisci. Come vedete l'immagine non risulta molto bella. Andiamo dunque a modificare anche l'opacità e andiamo a metterla, che ne so, al 30%. In fin dei conti è come se avessimo applicato un filtro di colore fucsia. Dunque ora andiamo a stoppare la registrazione della nostra azione e possiamo andare ad attivare e disattivare il nostro elemento in modo tale da vedere il prima e il dopo. Non sto dicendo che l'immagine sia migliorata, il mio è soltanto un esempio per andare a mostrarvi come funzionano le azioni. Andiamo adesso ad eliminare questo nuovo livello che abbiamo appena creato e andiamo a ricrearlo semplicemente andando a utilizzare la nostra azione. Premiamo su tutorial, premiamo su play ed automaticamente l'effetto viene applicato. Come vedete il nostro effetto di prima è stato applicato esattamente identico. Abbiamo l'opacità al 30%, con il metodo di fusione abbiamo schiarisci e abbiamo il colore fucsia. Ovviamente questo è solo un piccolo esempio, potete fare quello che volete con l'azione, tutto viene registrato e tutto viene riprodotto esattamente nello stesso ordine in cui l'avete fatto. Ora vi mostro invece a cosa dovete fare attenzione. Andiamo adesso a creare una nuova azione, la vado a chiamare tutorial 2. Automaticamente questa azione sta registrando e se io mi dimentico del fatto che sta registrando e vado ad esempio ad eliminare questo livello, come vedete qua viene aggiunta un'azione che dice elimina livello corrente. Di conseguenza se adesso io vado, che ne so, a creare un nuovo livello, vado a effettuare magari la stessa operazione che abbiamo fatto prima però con un colore diverso, ad esempio il verde, schiarisci e poi dopo andiamo a mettere l'opacità sul, che ne so, 15%. E poi vado a stoppare la mia azione, elimino il mio livello e mi aspetto di riottenere lo stesso risultato di prima, premendo su tutorial 2, chiaramente avremo un problema, perché lui mi dirà che non può eliminare il livello corrente. Questo perché come prima operazione, quando ho premuto su registra, ho eliminato il livello precedente, di conseguenza lui vuole fare la stessa cosa come prima azione, quindi dobbiamo preoccuparci di registrare soltanto le azioni relative all'effetto che ci interessa, per cui non, che ne so, attivare o disattivare la visibilità, eliminare livelli che non ci servono, perché questo su un'altra immagine potrebbe non essere applicabile. Dobbiamo dunque utilizzare operazioni che possono essere riprodotte su qualunque immagine, dunque creazione di nuovi livelli, creazione di correzione di livelli e modifiche su questi, perché se andiamo a modificare livelli già presenti e poi questi livelli non saranno presenti su un'altra immagine, potrebbe essere un problema appunto per la nostra azione. Dunque in questo caso dobbiamo premere su interrompi e possiamo andare a vedere tutte le azioni che sono registrate in tutorial 2. In questo caso quella problematica era la prima, che dice elimina del livello corrente.
Dunque premiamo sul cestino e andiamo ad eliminare questa azione che fa parte della registrazione tutorial 2. Premiamo dunque adesso su tutorial 2, premiamo su play e automaticamente l'effetto verde verrà applicato. Dunque dovete stare attenti a quello che registrate. Se già non la conoscevate questa tecnica, sono sicuro che vi aiuterà davvero molto in futuro. Spero che questo video vi sia stato utile. Se è stato così, lasciate mi piace e iscrivetevi al canale per altri video come questo e molto altro. Nella descrizione del video trovate tutti i link ai miei social, ovvero Facebook, Telegram e Instagram. Sul canale di Instagram pubblico offerte di Amazon e anche anteprime dei video che pubblicherò in futuro sul canale, quindi mi raccomando seguitemi. Infine, sempre nella descrizione trovate amazonsconti.weebly.com, un sito che gestisco personalmente e che vi consiglio di mettere nei preferiti, dove carico giornalmente, oppure quando ho tempo, delle offerte davvero imperdibili di Amazon per quanto riguarda il mondo del videomaking. Questo video è finito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!